Eccoci, ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano, al nostro focus sulla medicina, 20 minuti in diretta, come sapete, sempre dopo Telecolore 7 con l'ospite, poi in replica nel corso della giornata, sempre sui grandi temi della medicina. Oggi il tema è il piede piatto, parliamo di piede piatto, patologia diffusissima nel bambino ma anche nell'adulto. Con noi Alfonso Forte, medico fisiatra del gruppo Forte dei centri CEFISA. Dottor Forte, insomma, quando si può definire piatto un piede? Il piede è una struttura molto complessa del nostro organismo. Sicuramente rappresenta il principale recettore che ci consente il contatto, con il mondo e quindi con il suolo. Il piede classicamente viene definito piatto quando si verifica un movimento, che è un movimento, diciamo, triplanare, multiassiale, di iperpronazione. Noi dobbiamo considerare che classicamente, quando il piede veniva considerato su dei semplici assi di movimento, presenta due, ecco come si vede nella figura, questa, diciamo, è una definizione storica di piede piatto, Sì. cioè vediamo che esistono tre tipi di archi: un arco trasverso, un arco, diciamo, longitudinale laterale e un arco longitudinale E mediale. questo è il piede E piatto. questo è un esempio tipico di piede Sì. piatto valgo. Ma in realtà, voglio dire, il piede non va immaginato come una struttura statica, ma va Sì. immaginato sempre come una struttura dinamica. Quante ossa Quindi c'ha il il piede piede? ha un numero di ossa superiore a 30, molto Sì. È complesso, una con macchina numerosi straordinaria. tendini, legamenti, Sì. articolazioni, e va immaginato esattamente come un'elica. Infatti noi oggi, diciamo, definiamo il piede quale elica podalica, e questa elica si può avvolgere o svolgere e quindi dare una caratteristica a seconda dell'uno di piede Sì. Ecco, piatto o di piede varo. una domanda che molte delle spettatrici, molti telespettatori che ci stanno seguendo vorrebbero farsi per il loro piccolo. Il piede piatto si può considerare, se è piatto, si può considerare normale in un bambino, diciamo, nei primi anni di vita? Questo è un concetto molto importante perché c'è molta confusione. In realtà, considerate che un 50% dei bambini tra i 3 e i 5 anni ha la possibilità di avere un piede piatto. Quindi noi consideriamo un piede piatto, diciamo, Eccolo qua. lasso, praticamente fisiologico, fino all'età di 5 anni. Quindi prima dei 5 anni è difficile parlare di piattismo, Sì. proprio perché esiste una immaturità di tutte le strutture neuromuscolari che controllano questa volta plantare, quindi l'arco del piede, per cui, voglio dire, successivamente nella fase dell'adolescenza abbiamo questa incidenza che si riduce a un 15%, per poi avere, voglio dire, un piattismo dell'adulto nell'ordine del 5%, e consideri che in realtà soltanto il 3% poi della popolazione in generale può essere candidata ad un eventuale intervento, ad esempio di chirurgia, come vedremo Che si può successivamente. fare nei primi anni di Che meglio si può fare nei fare, primi sì, anni di vita. generalmente tra gli 11 e i 14 anni, tra i 12 e i 14, poi a seconda del sesso, se sono maschietti, femminucci o Sì. quant'altro. Il ricorso all'intervento non sempre, come dire, viene preso in considerazione. Esistono una serie di criteri che ci fanno dare, diciamo, un'indicazione chirurgica o meno ad un piede. Sicuramente il fattore età, il tipo di piede, perché noi dobbiamo considerare che, come dicevo prima, un piede lasso, quindi un piede morbido, voglio dire, è un piede generalmente non doloroso, mentre noi ci dobbiamo preoccupare di quel piede rigido, che generalmente determina dolore, determina limitazione, diciamo, nella corsa, nella deambulazione, ad esempio un impaccio motorio. Molto spesso capitano bambini di 6-7 anni che, voglio dire, casomai non hanno un importante dolore perché il bambino comunque ha una struttura abbastanza morbida del piede, ma tuttavia ha notevoli difficoltà nel giocare a calcio, nel giocare a basket, proprio perché, ad esempio, questa posizione, diciamo, questa strutturazione del piede in iperpronazione porta molto spesso anche dei problemi di intrarotazione delle punte, e quindi i bambini hanno difficoltà a correre, a saltare, inciampano su se stessi. Ecco, questa è una delle cose che spesso il genitore nota e quindi poi arriva dallo specialista per un'idonea valutazione. Sì, ecco, qui vediamo questa macchina straordinaria che, come diceva giustamente lei, sembra quasi un motore, un'elica.
Quello è il concetto innovativo, ecco, Sì. del piede, appunto la tridimensionalità del Sì, piede, quindi dove il superamento del bidimensionale e voglio dire l'arrivo del 3D. Vede, questi sono dei movimenti complessi sì. di diciamo, flesso-estensione che però comprendono anche dei movimenti diciamo, a livello di altre ossa di pronosupinazione. Questi tipi di movimenti appunto servono, hanno una funzione fondamentale nel nostro organismo, perché non ci dimentichiamo che come dicevo prima il piede rappresenta la struttura propriocettiva, quindi un organo di senso importante. Questo organo di Sì. senso ha una funzione ammortizzante, cioè consente il contatto del tutto l'organismo verso, diciamo, il suolo e Sì, quindi il sì, movimento. sì. Per cui un problema di un cattivo appoggio di un piede può ad esempio portare problemi anche ad altre articolazioni superiori, problemi al ginocchio, Sì. problemi all'anca, problemi alla schiena. Per cui un'idonea valutazione appunto della dinamica del passo, non solo della statica, è sempre Sì, e quindi fondamentale. rivolgersi sempre il genitore, insomma, sempre al fisiatra, sempre al medico per valutare se è il caso di correggere o addirittura nei casi, diciamo, estremi ricorrere all'intervento. Veniamo un po' alla fase dell'accertamento del piede piatto, cioè quando è necessaria la diagnosi, una diagnosi tecnica, tecnologica, che adesso tra poco vedremo con le immagini, cioè la diagnosi del piede piatto. Allora, sicuramente, voglio dire, il concetto dell'età, se parliamo di bambino, è importante. Come dicevo prima, prima dei 5 anni, un piede che non dà fastidio, un piede piatto lasso, è considerato fisiologico, quindi nessuna preoccupazione per i genitori. Dopo questo periodo, nel caso di un fastidio, di un dolore o di disturbi importanti, come dicevo prima, anche di rotazione interna delle punte, un bambino va sempre portato ad una valutazione specialistica, il quale poi richiederà, a seconda dei casi, voglio dire, un'indagine radiografica per, voglio dire, eventualmente escludere se c'è un sospetto delle patologie, perché poi il piede può avere anche una problematica di tipo, diciamo, secondario, può essere secondario a una malformazione ossea, a un problema di, diciamo, controllo alterato di tipo neuromuscolare. E poi sono fondamentali le valutazioni dinamiche. Questa è la Questa è una baropodometria. baropodometria dinamica che ci consente praticamente di valutare tutte le pressioni del piede, sia in statica che in dinamica, considerando un intero ciclo del passo, perché attraverso questo tipo di analisi noi riusciamo a valutare non solo l'appoggio, ma riusciamo a valutare anche 100 passi, 200 C'è la passi, storia la del storia passo. del passo, Sì. l'analisi del movimento, perché esistono degli stretti rapporti e dei tempi di, diciamo, contatto del tacco della mesopiede e dell'avampiede, questo sia in dinamica, ma addirittura noi abbiamo la possibilità di valutare nei casi più gravi degli sportivi anche la corsa. Ecco, questo passo come viene giudicato dall'esame? Il passo di questa persona che No, abbiamo. questo è un passo, voglio dire, che non ci preoccupa più di Normale, tanto. Questo è un normale. passo fisiologico, voglio dire, Sì. che viene fatto a titolo, diciamo, esemplificativo. In realtà, voglio dire, ad esempio, ecco, in queste immagini noi vediamo queste linee, ci danno anche un altro parametro importante, l'instabilità. Ad esempio, noi attraverso, voglio dire, questi parametri riusciamo a valutare anche la stabilità e l'instabilità nell'appoggio Sì. e quindi eventualmente persone che hanno problemi di equilibrio, Sì. problemi di coordinazione e ci serve anche non solo per fare una diagnosi, ma anche per fare un monitoraggio. Vede queste aree, ad esempio, il rosso e il giallo, le aree rosse sono delle aree di iperpressione, quindi a Sì. seconda della colorazione, quindi della scala colorimetrica, noi abbiamo, ecco, poi un riferimento su quelle che sono le pressioni e quindi riusciamo poi a fare innanzitutto una valutazione diagnostica completa e poi dare, voglio dire, un consiglio terapeutico efficace con ad esempio un'eventuale realizzazione di un plantare, di Sì. un'ortesi che poi possa Sì. sicuramente Sì. riequilibrare la dinamica del Sì. passo. Che poi è importante, ricordiamolo, poggiare il piede bene a terra perché da un piede poggiato male ovviamente in maniera non voluta, inavvertita, dipendono poi un sacco di cose, la colonna vertebrale, le scoliosi, Allora, i dolori, i sicuramente voglio dolori. dire, una delle prime cause di un cattivo appoggio del piede possono essere delle fasciti plantari, delle Sì. tendinopatie, ecco, tipo dell'Achilleo, o dei dolori al ginocchio. Queste sono le prime stazioni. Poi a Poi a salire, chiaramente, si salire, sì, possono certo. manifestare problemi muscolari, problemi alle anche e fino ad arrivare, voglio dire, ad un vero e proprio mal di schiena. Sì. Io, in effetti un po' tutti quanti noi abbiamo fatto nella vita, facciamo una come si dice, podometria, Baropodometria. bisogna farla perché
Facendo questo esame, camminando su questo tapis roulant e facendolo valutare appunto da un fisiatra, da un tecnico, in questo caso poi nei vostri centri siete perfettamente attrezzati. Nelle immagini, ad esempio, noi abbiamo anche la possibilità di collegare un elettromiografo di superficie, quindi che è un sensore che ci consente di mettere in relazione Anche anche le i muscoli. contrazioni e quindi i Sì, muscoli per capire, diciamo, delle difformità di attivazione muscolare. Chiaramente questo lei parlava anche nell'adulto, in fase preventiva, ad esempio nello sportivo, diciamo, valutazione del genere sicuramente ha un ruolo preventivo importante in quella che sarà, ad esempio, la prevenzione di traumi muscolari e tendinei. Questo misura l'angolo Allora, essendo, della voglio dire, flessione. essendo il sistema provvisto anche di una videoanalisi, noi abbiamo la possibilità di considerare tutti gli assi di movimento, quindi ginocchio, caviglia, caviglia piede, anca, ginocchio, per cui si fa una vera e propria analisi biomeccanica in 3D del movimento. Straordinario, Bene, accertata quindi la diagnosi di un piede piatto, diciamo di varia gravità, diciamo di varie misure, passiamo a quali sono gli interventi necessari, plantari, ecco qui, esercizi di rieducazione, che si fa in questi casi? Allora, la terapia comprende sicuramente un trattamento ortesico, ortesico significa con plantari, la prescrizione di un esercizio riabilitativo specifico e, nei casi, voglio dire, indicati, la chirurgia. Per quanto riguarda il discorso plantare, è fondamentale innanzitutto che venga prescritto un plantare su calco, quindi fatto in maniera, diciamo, sugli appoggi specifici, perché il plantare, come diciamo sempre, è fatto sul tuo piede e quel piede va messo nella tua scarpa. Altrimenti, voglio dire, fare un plantare che non sia fatto sui tuoi appoggi non ti consente di, diciamo, di svolgere regolarmente le attività di deambulazione e di utilizzo Dovremmo sostanzialmente. vedere tra poco proprio questo calco a secco che si fa sull'impronta del piede. Ed è fondamentale Che è nella, diciamo, nella importante, realizzazione del esatto. plantare, ad Eccolo qui, esempio, questo, ecco, è un calco, un si calco a forma un secco. negativo con, diciamo, il piede in una posizione neutra. Su questo calco poi chiaramente vengono effettuate una serie, diciamo, di valutazioni, misurazioni del piede, angoli e punti di appoggio. Dopodiché vengono confrontati questi dati con, diciamo, l'analisi baropodometrica dinamica che abbiamo fatto, vengono incrociati e quindi si organizza, voglio dire, la prescrizione, il progetto ortesico. Questo progetto ortesico poi viene sviluppato e, a seconda chiaramente delle necessità, la cosa fondamentale è che noi abbiamo la possibilità di utilizzare dei materiali a densità diversa, perché chiaramente un plantare fatto per un bimbo di 6 anni con un piede piatto lasso avrà delle caratteristiche, mentre di casomai rigidità, mentre un plantare fatto per un calciatore professionista dovrà avere dei volumi e quindi delle superfici, delle densità sicuramente diverse, per cui esistono proprio delle strutture e delle componenti, degli strati fatti con materiali di ultima generazione che hanno chiaramente una diversa indicazione, un diverso utilizzo. Perché nel piede piatto si preferisce, anzi, è prescritta la scarpa con i lacci. Allora, Ah, ma prima di parlare della scarpa con i lacci, vediamo gli esercizi, come si chiamano? Proprio esercizi propriocettivi, cioè sono quegli proprio esercizi che noi consigliamo da fare a livello domiciliare a tutti i bambini che hanno, diciamo, questa dismaturità nello sviluppo neuromuscolare, quindi questo piede piatto lasso. Questo è un esercizio È un particolare. esercizio particolare che viene fatto su queste tavolette basculanti, queste vengono dette tavole di Friedman, quindi tavole propriocettive, e il bimbo deve in realtà cercare di controllare l'appoggio stimolando proprio quei muscoli cavizzanti. In particolare adesso sta stimolando il tibiale posteriore, i flessori delle dita. Noi consigliamo, voglio dire, tutte quelle attività che portino a stimolare i muscoli che sostengono la volta plantare, Si che fa su un sono piede alla Si fa su un volta? piede, si fa su due piedi. Questo è un esercizio molto, perché in realtà è un piano inclinato, è un piano inclinato per cui noi su un solo piede andiamo a chiedere al bambino di spostare il peso sul bordo esterno e di mantenere. Facciamo fare questo esercizio più volte al giorno. Vede che il bimbo in questo caso sta attivando anche i flessori delle dita, il tibiale posteriore, quindi tutte le strutture neuromuscolari che controllano e che sviluppano questo arco di È il movimento. medico.